Bentrovati alla terza edizione del TG6, apriamo con la cronaca. Si svolgerà domani l'esame autoptico sul corpicino della piccola Nicole, la bimba di 5 anni morta ieri a Pineto mentre faceva il bagno in mare. La procura di Teramo ha aperto un fascicolo, sia la mamma che il bagnino dello stabilimento potrebbero essere iscritti nel registro degli indagati come atto dovuto. Alfredo Primante. Sarà l'inchiesta aperta dalla procura di Teramo e condotta dal PM Luca Sciarretta a chiarire la dinamica e le cause della morte della piccola Nicole Tonutti, 5 anni ritrovata senza vita in acqua a Pineto nei pressi della Torre del Cerrano, dopo essere andata a fare il bagno. La bambina era in vacanza con la madre Paola Perini, giocatrice della Basket Time di Udine, entrambe arrivate dalla cittadina friulana di Tricesimo per trascorrere qualche giorno in riva all'Adriatico, ospiti a Pescara di alcune compagne di squadra della madre. La tragedia si è consumata ieri pomeriggio attorno alle 17, quando la bimba è sfuggita al controllo della mamma, che qualche minuto dopo ha lanciato l'allarme. Inutili sono stati i soccorsi del personale dello stabilimento balneare Eucalyptus e il disperato tentativo di rianimazione dei medici del 118 sul posto con due ambulanze e l'elisoccorso. Per Nicole purtroppo non c'è stato nulla da fare se non trasportarla all'obitorio di Atri, dove il corpicino resta a disposizione della magistratura e dove domani si svolgerà l'esame autoptico. Tra le ipotesi del decesso al vaglio degli uomini del commissariato di Atri, coordinati dal vicequestore aggiunto Ester Fratello, il tentativo non riuscito di contrastare la forte corrente marina dovuta alle onde, nonostante la bimba fosse capace di nuotare, oppure una congestione dovuta al pranzo consumato alle 13.30. Con ogni probabilità la mamma di Nicole sarà iscritta come atto dovuto nel registro degli indagati, così come il bagnino dello stabilimento Eucalyptus. In quest'ultimo caso gli investigatori potrebbero voler chiarire se tutte le misure di sicurezza previste dalla legge, come ad esempio l'esposizione della bandiera rossa in caso di mare mosso, fossero state predisposte in maniera corretta. Intanto oggi è arrivato in Abruzzo il papà della piccola Nicole, che non era presente al momento della tragedia. E i carabinieri di Fermo, insieme a quelli di Avezzano, Civitanova, Marche, alle unità cinofile delle Fiamme Gialle, in una indagine coordinata dalla procura di Fermo e Macerata, hanno sequestrato 40 kg di stupefacenti per un valore complessivo di oltre 400.000 euro. La droga era nascosta in un'abitazione in via del Casone, a Civitanova Marche, in affitto a due marocchini di 34 e 35 anni, entrambi pregiudicati, arrestati per concorso in traffico di sostanze stupefacenti. Sono stati trovati in possesso di un panetto di 700 grammi di cocaina nascosto nell'auto di uno dei due, oltre alla somma di 6.000 euro. Nel corso dell'operazione i militari hanno rinvenuto, interrati nel giardino, tre sacchetti in cellophane contenenti 35 kg di hashish. E un giovane di 23 anni residente ad Atri è rimasto ferito nella tarda mattinata di oggi in un incidente agricolo avvenuto nella frazione Passo Cordone di Loreto Aprutino, provincia di Pescara, dove il mezzo su cui si trovava, per cause da accertare, si è improvvisamente rovesciato travolgendolo nei pressi di un ponticello. Una volta scattato l'allarme nella zona sono arrivati i vigili del fuoco di Pescara e del distaccamento di Montesilvano per estrarre il 23enne da sotto il mezzo. I sanitari del 118 hanno provveduto alle prime cure del ferito, trasportato poi in eliambulanza all'ospedale civile di Pescara, dove i medici hanno riscontrato un politrauma da precipitazione delle ferite ad una gamba. Il giovane fortunatamente non è in pericolo di vita. Sulle cause dell'incidente sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica. E dopo la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla procura di Pescara nei confronti del sindaco e del suo vice, il primo cittadino Marco Alessandrini torna a parlare dell'inchiesta mare inquinato scattata a seguito del mancato divieto di balneazione della scorsa estate. Il sindaco si mostra sereno e dice: sono cadute le accuse più gravi. Francesca Romana Testi. Dal lato c'è stata l'archiviazione per l'accusa di falso, dall'altra c'è oggi la richiesta di rinvio a giudizio per l'omissione. Si parla ovviamente della situazione di un anno fa, della balneabilità del mare di Pescara. Come la vede questa situazione e soprattutto qual è la posizione del Comune?
io come sempre ho piena fiducia nell'operato della magistratura e così come in passato sono fiducioso di poter esprimere le mie ragioni nelle competenti sedi, perché credo sempre che uno si debba difendere nel processo. Per il resto io voglio sottolineare e rivendicare le azioni concrete che questa amministrazione ha svolto sul fronte dell'inquinamento, perché le cattive condizioni del nostro mare dipendono dalle cattive condizioni del fiume. Noi per il nostro tratto di competenza abbiamo lavorato assai durante quest'anno, non solo con un'attività di monitoraggio dei dati, ma con un'attività concreta di tappamento, come si suol dire, di una serie di scariche. Potrei fare un lungo elenco da Via Sacco alle Mainarde, a Fosso Vallelunga, a Fosso Acquaviva, al Ponte Nuovo, al Ponte della Libertà. E poi c'è la sensibilizzazione rispetto ad un fronte istituzionale più ampio, perché è ovvio che il fiume Pescara sfocia a Pescara, ma attraversa lungo i suoi 152 km di corso tre province abruzzesi, L'Aquila, Chieti e appunto Pescara. Ed è necessario, come si sta facendo, un'attività coordinata con in testa Regione Abruzzo per lavorare concretamente sul fiume. Cosa bisogna fare? In primo luogo l'efficientamento del sistema della depurazione complessiva. Su Pescara ci sono dei soldi, sono già partiti dei lavori. Naturalmente le questioni complesse non si risolvono con la bacchetta magica, ma con il lavoro quotidiano e duraturo. Il sindaco ha la necessità di affrontare e risolvere i problemi, non si può limitare a denunciarli o a enfatizzarli. Il neo rieletto sindaco di Francavilla, Antonio Luciani, ha ribadito in queste ultime ore che il mare della sua città è pulito, tornando ad attaccare l'Aca ai microfoni di Paolo Renzetti. Sindaco Luciani, il mare di Francavilla è pulito, lei lo ha ribadito nelle ultime ore, lo ribadisce ancora una volta anche oggi. Sì, lo ribadisco, ma non è che lo ribadisco io, lo dicono le analisi dell'ARTA. Non è possibile quello che sta facendo qualcuno, cioè l'ARTA fa bene quando le analisi sono negative, invece fa male quando sono positive, o viceversa. Invece l'ARTA è un istituto assolutamente affidabile che oggi ci dice che le prime tre analisi effettuate a distanza di un mese l'una dall'altra sul mar di Francavilla ci restituisce un mare pulito, 7 km di costa tutti perfettamente balneabili. I dati sono consultabili da tutti tramite il sito del Ministero della Salute, che è portaleacque.salute.gov.it, e quindi siamo molto contenti di questo. Siamo contenti del fatto anche che l'ACA abbia finalmente, con colpevole ritardo, ma risolto i problemi che avevamo vicino ai depuratori e quindi a confine con Pescara e a confine con Ortona. Non ci resta che goderci questo mare, questa estate fantastica a Francavilla, e quindi vi invito tutti numerosi. A proposito di ACA, lei nei giorni scorsi era tornato a polemizzare con il consorzio acquedottistico, tutto risolto a questo punto? Assolutamente no, io farò polemica per tutta la vita fino a che l'ACA non funzionerà a dovere. Non a caso prima ho detto con colpevole ritardo, perché se l'ACA fosse intervenuta tempestivamente prima dell'estate 2015 non avremmo avuto la brutta sorpresa di perdere ad esempio la bandiera blu, e quindi assolutamente un ente che non funziona ancora a dovere, e per il quale quando ci sarà da fare polemica io la farò sempre prontamente per conto dei miei cittadini. A Pescara, ennesima operazione anti-accattonaggio. Nel primo pomeriggio di oggi, presso la Pinetina antistante le aree di risulta della vecchia stazione a ridosso di Piazza della Repubblica, da parte degli agenti della Polizia Municipale di Pescara, che hanno provveduto a sgomberare una parte dell'area dove si trovavano diversi cittadini, per la maggior parte stranieri. Nella Pinetina sono stati trovati rifiuti anche ingombranti, che verranno recuperati dagli operatori di Attiva. L'intera zona è stata completamente recintata. Nei mesi scorsi analoghe attività erano state portate sempre a termine dalla Polizia Municipale, che aveva provveduto anche a identificare alcune persone. Passiamo alla politica. Si è svolto questo pomeriggio nella sala consiliare del municipio di Roseto degli Abruzzi, si è svolta la proclamazione ufficiale del nuovo sindaco Sabatino Di Girolamo e dei consiglieri eletti. Il servizio. Sono tremendamente emozionato, vi prego di comprendere, sono un ottimo oratore anche per lavoro, ma oggi non riesco a dire granché, se non che vi ringrazio per questa presenza così numerosa, assolutamente inattesa. Questo è l'abbraccio più inatteso. Apparteniamo a gruppi politici diversi, a una concezione diversa, ma abbiamo grande rispetto e quindi gli riconosco l'onore delle armi. Il nuovo sindaco ha fatto i complimenti e l'ha ringraziata per il lavoro che ha fatto in questi 5 anni. Sì, abbiamo
cercato di dare il massimo nell'interesse della città, abbiamo lavorato veramente sodo, sono soddisfatto del lavoro fatto, la città ha scelto diversamente, questo ovviamente va rispettato, il volere dei cittadini, adesso Sabatino Di Girolamo è il sindaco di tutti, anche il mio sindaco, con lealtà io sarò a disposizione nell'interesse della città. Penso che amministrare una città così vasta territorialmente sia effettivamente difficile. Penso che il sindaco uscente in ogni caso meriti un ringraziamento perché sicuramente si è dedicato con tutta la buona volontà per 5 anni alla città e quindi era doveroso un ringraziamento. Non manca l'esperienza né in me né nel mio gruppo e quindi confido di farcela con un impegno costante e quotidiano. Abbiamo voluto rispettare la volontà degli elettori e non abbiamo voluto fare apparentamenti per non stravolgerla. Adesso qualsiasi contributo ulteriore sarà gradito, specie se proveniente da forze che sono affini elettoralmente a noi, come quelle della sinistra. Se non ci fosse un posto in giunta per voi cambierebbe qualcosa? Tutto e nulla, cioè un posto è uguale a 0 è uguale a 5. Vediamo che cosa accade anche a livello programmatico, a livello generale, quindi di volontà, non è un problema di uno. Il sindaco di L'Aquila, Massimo Cialente, annuncia che assieme al sindaco di Teramo, Maurizio Bruchi, incontrerà il ministro Lorenzin. Il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci lo accusa, manda in fumo il lavoro di mesi della giunta regionale. Filippo Tronca. Il piano sanitario regionale, che ridisegna la rete ospedaliera abruzzese, accende lo scontro politico all'Aquila. L'opposizione di centrodestra urla allo scippo da parte della costa, visto che nel piano è previsto un solo ospedale di secondo livello, ovvero al top e con tutte le specialistiche, quello tra Pescara e Chieti. A discapito dei nosocomi di L'Aquila e Teramo, che rischiano il declassamento con l'inevitabile contrazione di ricoveri e di specialità di livello. Ma si registra anche il forte attrito, questa volta dentro il Partito Democratico, tra il sindaco Massimo Cialente e il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci. Cialente è convinto infatti che non tutto è perduto e ripropone la necessità di istituire un ospedale di secondo livello federato anche tra L'Aquila e Teramo, annunciando un incontro con il ministro Beatrice Lorenzin assieme al sindaco di Teramo Maurizio Brucchi. Adesso noi a lungo abbiamo detto che Chieti e Pescara si possono unire come ospedali riuniti per la vicinanza e abbiamo detto si può fare anche fra L'Aquila e Teramo, che Teramo e L'Aquila hanno ormai storicamente una neurochirurgia di valore, vedete che ormai Galzio dovunque va Pia Premi in tutto il mondo, e la cardiochirurgia di Teramo che va rinforzata, però è una grande tradizione, si può fare questa cosa sì o no? Dicono ma il Ministero non lo vuole fare e questo lo vediamo. Possiamo andare col sindaco di Teramo ad esempio a fare questo ragionamento al Ministero. Se il Ministero dice no, facciamo ragione. Io ieri ho risentito Maurizio Brucchi e se si possa fare si fa una scelta di questo tipo, altrimenti si trova un'altra soluzione. Ma questo con calma, ma ci si siede intorno a un tavolo. Se si pensa di lasciar fare ai tecnici queste scelte è sbagliato, io lo dico perché come esponente politico anziano da rottamare, però di come si fa la politica, punto. Pietrucci però replica che i numeri sono quelli stabiliti dalla normativa nazionale e per fare un ospedale di secondo livello occorrono 75.000 accessi appropriati al pronto soccorso, L'Aquila ne ha poco più di 45.000 e si chiede Pietrucci con tono polemico come mai ora Cialente cerca il confronto diretto con il ministro mettendo in discussione mesi di lavoro della giunta regionale condiviso tra gli altri con le organizzazioni sindacali, gli operatori, i comitati distretti dei sindaci, le associazioni di cui peraltro il sindaco dell'Aquila è sempre stato a conoscenza? I consiglieri del Partito Democratico di Chieti oggi in conferenza stampa hanno lanciato l'allarme sul rendiconto di esercizio del 2015 sul superamento del patto di stabilità. Ascoltiamo. Dai numeri che ci sono, e loro stessi lo dicono, 5 parametri su 10 sono stati sforati, sono in negativo e quando è così la norma prevede appunto che l'ente diventa strutturalmente deficitario, quindi una serie di conseguenze sia per l'ente che per i cittadini, oltre al fatto che loro stessi e anche i revisori dei conti certificano il non rispetto del patto di stabilità per l'anno 2015.
Una situazione che voi giudicate difficile anche perché c'è anche quest'altro problema con l'ACA. Ci sono situazioni che riguardano il progresso dell'ACA di 12 milioni di euro che bisogna colmare, quindi pagare l'ACA. Ci sono i 6 milioni che loro portano in residuo, che una sentenza del TAR del 3 giugno ha condannato il Comune di Chieti, quello che noi abbiamo sempre sostenuto, che non erano risorse che si potevano chiedere alle società. E quindi mettendo insieme questo, mettendo insieme il fatto che noi siamo sempre sotto di casse, quindi facciamo ricorso ad anticipazione di cassa in tesoreria per pagare gli stipendi, per andare avanti nell'ente, questo è sicuramente un segnale forte di deficit che ha il nostro comune. Mancato rispetto del patto di stabilità cosa comporterebbe? Ma una serie di conseguenze importanti, la prima cosa quella del licenziamento dello staff che è il sindaco o la giunta, il fatto di non poter rinnovare i contratti a termine, la riduzione dei trasferimenti, non poter accedere a finanziamenti e quindi a indebitamento per le manutenzioni ordinarie di cui il nostro territorio ne ha fortemente bisogno. E oggi il secondo giorno degli esami di maturità dedicato alla seconda prova che varia a seconda dall'indirizzo di studi seguito nei 5 anni di scuole superiori. Vivere secondo giustizia non è solo corretto ma anche conveniente per il presente e per il futuro. È la versione di Greco per gli studenti del liceo classico tratta dal discorso sulla pace di Isocrate. Per quanto riguarda invece matematica, lo scientifico si richiede ai maturanti la costruzione di un serbatoio tra studio di funzioni e quesiti di geometria analitica, calcolo probabilità e geometria solida. Al linguistico proposto un articolo del Guardian dal titolo "L'Europa ha bisogno di un incremento nelle nascite per scongiurare un disastro demografico". Lo svolgimento dell'esame di oggi è iniziato come ieri alle 8:30 dopo la diffusione da parte del Ministero dell'Istruzione del codice per l'apertura appunto del plico telematico. E all'Aquila quello che doveva essere un campus universitario probabilmente diventerà una struttura per anziani, una vicenda giudiziaria che forse ora vede la fine. Daniela Rosone. Il campus di Pizzoli avrà nuova vita, una vicenda questa che risale al 2010, quando quello che doveva essere un campus universitario con 262 posti letto per studenti, intitolato a Giulia Carnevale, una studentessa morta nel terremoto del 2009, fu sequestrato dopo un'indagine della Forestale sulla scorta di un esposto presentato da Italia Nostra. Dopo il dissequestro si attende il pronunciamento della Corte d'Appello. Ma ciò che è certo è che la struttura non sarà più una casa per studenti, ma con ogni probabilità sarà una residenza per anziani, come ci conferma il sindaco di Pizzoli. Purtroppo ancora pende, diciamo, il giudizio davanti alla Corte d'Appello e quindi si è in attesa della sentenza definitiva che sbloccherebbe poi l'intervento. Nel frattempo, dopo il dissequestro, la ditta ha iniziato a fare un po' di pulizie, togliendo quei materiali abbandonati lì ormai da 5-6 anni. In più si sta valutando l'ipotesi di riconvertire la struttura, quella nata come residenza per gli studenti universitari, adesso va visto se ci sono ancora le condizioni per portarle ancora oppure riconvertirla, non so, per esempio in una residenza per anziani che potrebbe essere compatibile con gli edifici che sono stati costruiti, con la destinazione e anche con, diciamo così, una sorta di idea dell'amministrazione comunale. Ed è certo pure che questa struttura non ospiterà immigrati. Con oltre 100 immigrati già presenti nel territorio comunale di Pizzoli, il sindaco ha detto "siamo saturi, non possiamo ospitarne altre". Comunque Pizzoli in questo senso si è rivelato un ottimo esempio di integrazione. I 106 che sono stati assegnati con il bando del 2015, praticamente io credo che a Pizzoli non possano essere più ospitati altri profughi. La situazione adesso è tranquilla, nel senso che sia le associazioni che li gestiscono, sia l'amministrazione comunale, ci stiamo impegnando tutti affinché non avvengano problemi. Abbiamo stipulato delle convenzioni con ognuna di loro, alcuni di questi ragazzi che sono arrivati sono impegnati in lavori socialmente utili. A tutt'oggi, diciamo, possiamo dire che l'esperienza è positiva, però questo non significa che si possono continuare a mandare a Pizzoli altri profughi. È un simbolo storico della città di Pescara, versa in condizioni di abbandono e incuria. Si tratta del centralissimo stadio Rampigna. A denunciare la situazione il consigliere comunale della lista Teodoro. Ascoltiamolo.
Un pezzo di storia di Pescara, di quelli che riportano alla mente i bei tempi, quelli in cui lo stadio era un posto di ritrovo e la squadra della città si allenava proprio in centro. Oggi lo storico stadio Rampigna versa in pessime condizioni, un vero e proprio stato di abbandono. Con una delibera è stata data l'assegnazione ad una società che ne aveva fatto richiesta in base, ovviamente, rispettando le normative vigenti. Questa società non ha adempiuto agli obblighi imposti dal contratto stipulato. Il comune ha fatto delle diffide e è stata riassegnata al patrimonio del comune l'8 marzo del 2016, il campo Rampigna. Quindi dall'8 marzo 2016 questo campo versa in queste condizioni. È una denuncia che faccio all'amministrazione comunale affinché si sbrighi a riqualificare questo impianto, anche perché darebbe ampio respiro a tutte quelle società che hanno ingrossato gli orari delle altre strutture. Pensate che sono ragazzi che sono costretti a fare allenamento dalle 9 alle 10 di sera, quando in realtà questo campo sarebbe disponibile per altre attività e non solo calcistiche. Un appello all'amministrazione comunale per ottenere i fondi necessari al suo ripristino, una somma che si aggira sui 200.000 euro. Spero che questo grido di allarme, che arriva anche da tanti ragazzi che grazie allo sport vengono tolti dalle strade, quindi mi riferisco anche a un aspetto non solo sportivo ma anche sociale, possa essere ripreso dall'amministrazione comunale. E ripeto, se non dovesse essere fatto, mi impegnerò io personalmente, unitamente al mio gruppo consigliare, a stanziare dei soldi in bilancio per far ripartire alla grande il campo Rampigna, che è sempre stata la struttura per eccellenza della città di Pescara. Passiamo alla pagina degli appuntamenti. È considerato il Vinitaly d'Abruzzo, AMA, anteprima Montepulciano. Quest'anno si svolgerà a Chieti dal 24 al 26 giugno, coinvolta tutta la città per rappresentare al meglio lo stretto legame tra vino, territorio e cultura. Vediamo. Legare la città al territorio, questa è un'iniziativa importantissima, perché il concetto è quello della promozione, prima nel proprio territorio e poi in qualche modo puntare anche ai mercati. Chieti per due giorni offrirà delle cornici splendide nel centro storico, e allora il messaggio che arriva qual è? Un messaggio assolutamente importante. Noi, attraverso i prodotti dell'agricoltura, in particolare modo del vino, noi riusciamo a raccontare le nostre città e il nostro territorio. Questa manifestazione, che ovviamente si sviluppa a Chieti, sappiamo tutti che la provincia di Chieti è la seconda provincia italiana per produzione vitivinicola, vuole raccontare il vino e il nostro territorio, in questo caso questa città bellissima che è il centro storico di Chieti. Possiamo definire AMA il Vinitaly d'Abruzzo, un'edizione assolutamente condivisa con tutti gli operatori del vino, con tutta la filiera del vino, con tutti gli operatori della comunità enoica regionale. Chieti farà da cornice, una cornice nella quale il prodotto più genuino, più importante e più stimato a livello regionale sarà lì a disposizione di tutti. Quali saranno le location scelte? Abbiamo tre location: quella di Piazza Malta, cioè la sede di Malta Attack, che molti conoscono per questa manifestazione, Piazza Giambattista Vico, che è la sede della Camera di Commercio, e la Trinità. Quindi attraversiamo sostanzialmente tutto il centro storico di Chieti con le varie manifestazioni, ma poi sono visitabili musei aperti fino a mezzanotte, ci saranno visite guidate nella Chieti archeologica, nella Chieti medievale, nella Chieti ottocentesca. Ci sarà una navetta che dal Palatricalle porterà Chieti fino a mezzanotte, e il terminal autobus, dove c'è il parcheggio, la scala mobile, sarà aperta fino a l'una. E dal 24 al 26 giugno il parco della ex caserma di Cocco ospiterà la 13ª edizione dell'Indy Rocket. Vediamo. 13ª edizione dell'Indy Rocket a Pescara, un grande evento. Paolo Visci, vogliamo parlare di questa manifestazione e di cosa si tratta in particolare? Tante le novità, proseguiamo il nostro progetto di attività collaterali con yoga, danza, laboratori di danza, laboratori musicali per bambini, che sono iniziati 10 giorni fa alla nostra anteprima chiamata Previsioni, e arriverà questa band di bambini quindi domenica pomeriggio ad esibirsi, frutto di questi laboratori. Un'altra bellissima novità è la curatela musicale della domenica a cura di Debruy, che è un ospite francese, un producer francese che l'anno scorso era headliner della serata conclusiva, quest'anno cura tutta la serata finale dell'Indy Rocket.
Il solito percorso che parte dalle 6 di pomeriggio in ambito rock, psichedelico, blues, folk, per poi arrivare anche su traiettorie più ballabili con la dance di The Field, con la sperimentazione di KXP. 5 continenti rappresentati, 21 esibizioni e molto lavoro che si concretizzerà il 24, il 25 e il 26 luglio al parco. Pensiamo che lo spazio naturale per vivere l'Indie Rocket Festival sia proprio quello del parco, in cui si può vivere da ogni punto di vista sia la bellezza di questo ambiente che il clima da festival che così tanto coinvolge da fuori, anche da fuori regione, intorno a tutti i gruppi che sono. Ma poi sono 5 continenti rappresentati, una grandissima offerta musicale, ci sarà a divertirsi e a stare molto bene insieme. E oltre 100 eventi dall'opera alla lirica, dalla musica all'arte alla cultura, dal cabaret al teatro, dallo sport all'enogastronomia. E il cartellone degli eventi estivi di Giulia Eventi 2016. Vediamo. Abbiamo dimostrato che anche senza risorse si può confezionare un cartellone di questa levatura e qualità. Eventi tutti i giorni che valorizzano il centro rinascimentale e il centro del Lido e anche i quartieri, con tanta qualità. Il Parco Chico Mendez che diventa e ridiventa un'arena dove realizzare musica live, Maurizio Battista, tanti eventi di intrattenimento e di musica. Piazza Buozzi, dove si realizzerà il Barbiere di Siviglia. Si riproporranno le aperture del Polo Museale, tanti eventi culturali nel Palazzo Bindi, al Museo d'Arte dello Splendore e in tanti luoghi della città. Un evento che viene realizzato in collaborazione con tutte le componenti di questa città, le associazioni culturali, i commercianti, abbiamo superato anche delle incomprensioni che l'anno passato c'erano state, coinvolgendo con la notte dello shopping, la notte Arte 50, tutto il Lido e non una parte. Viene riproposto Attenti al Luppolo, che anima i mercoledì del centro rinascimentale e coinvolge tutte quelle attività che in questi 7 anni sono nate grazie al contributo di tanti giovani e tante donne, e il Lido, un cartellone importante, e una Giulianova che aspetta tanti turisti come gli anni passati e tanti amici della provincia di Teramo e anche fuori della provincia di Teramo che so che apprezzano questi eventi. Apriamo la pagina sportiva. Il destino di Gianluca Lapadula adesso ai colori rossoneri del Milan. L'attaccante del Pescara si trasferisce a Milano beffando le speranze del Napoli di accaparrarsi il bomber di Serie B. L'accordo trovato in serata, 10 milioni di euro alla società biancazzurra di Daniele Sebastiani per l'acquisto a titolo definitivo. Strano caso quello di Lapagol. Da un diavolo, quello del Teramo, ad un altro, quello del Milan. In mezzo una cavalcata trionfale a dorso del Delfino pescarese. Chissà se anche stavolta le profezie della zia ci hanno messo lo zampino, con De Laurentiis che avrebbe preso anche Caprari e Zampano nella mega operazione, con questi due da rigirare comunque per un altro anno alla corte di Massimo Oddo. Operazione Lampo, nel primo pomeriggio i primi sentori dell'aria che spirava forte verso un accordo sorprendente, proprio mentre Genoa e Sassuolo si rifacevano sotto e i partenopei iniziavano a spazientirsi per una decisione che stentava ad arrivare. Come tutte le operazioni concluse da un mese a questa parte, la dirigenza del Milan ha concordato questo ingaggio con i rappresentanti della cordata cinese in trattativa per l'acquisto del 70% del club. Ma da questo momento il Pescara potrà iniziare a ragionare sul sostituto del suo ormai ex bomber, che stamattina sosterrà le visite mediche con la società rossonera e solo dopo potrà porre la sua firma, tanto agognata da così tante squadre, sul nuovo contratto con il club di Via Turati. Andiamo in Lega Pro. Nel tardo pomeriggio di ieri l'attaccante Antonio Croce ha sottoscritto un contratto biennale con il Teramo. Il giocatore torna in Abruzzo dopo le esperienze con Colonia Paese, Provasto e Cellano. Ascoltiamo le sue prime dichiarazioni in biancorosso, appunto. Questa scelta perché comunque conosco la società, conosco il presidente, il direttore mi ha voluto fortemente e poi ho visto il gran lavoro che ha fatto comunque il mister Zauli l'anno scorso a Sant'Arcangelo. È un progetto che mi ispira e quindi ho accettato molto, sia per
questo progetto che per la piazza. Una stagione importante, è importante, ci siamo tolti tante soddisfazioni a livello personale, penso che sia andata più che bene, è proprio per questo che c'è il direttore che mi conosce, quindi ha spinto molto di più e siamo riusciti a fare questo matrimonio. Io ho fatto, diciamo, l'anno scorso questi gol, venivo da 3 anni di interregionale dove sempre sono andato in doppia cifra, per alcune scelte mi ero avvicinato più che altro a casa e gli anni passati ovviamente ho fatto sempre la vecchia C2 dove sempre sì, sono andato in doppia cifra e anche in piazze abruzzesi. Obiettivi proprio a livello di gol non me ne sono dati, cercherò sicuramente di fare il più possibile, di sudare la maglia e di dare sempre il massimo. Quindi anche per scaramanzia preferisco non darmi obiettivi. Teramo è una piazza che tutti conosciamo, una piazza importante, una piazza dove è esigente, e poi il fatto che l'anno scorso c'erano 2 ragazzi in attacco, 2 bomber come la Padula e Donnarumma, diciamo, questo per me è uno stimolo in più perché vorrei lasciare magari un segno. Andiamo in Serie D, l'Aquila Calcio domani con ogni probabilità il nome del nuovo allenatore, 3 nomi sul taccuino: Morgia, Cappellacci e Feola, in una squadra tutta da rifare. Il servizio. Entro domani si dovrebbe conoscere il nome del nuovo tecnico dell'Aquila Calcio, in modo tale da poter allestire la rosa che il prossimo anno, salvo sorprese, affronterà il campionato di Serie D dopo l'amara retrocessione dalla Lega Pro. Il direttore sportivo Alessandro Battisti ha 3 nomi sul taccuino: Morgia, Feola e Cappellacci. Se dovesse essere scelto Feola, tornerebbe in rossoblù come suo vice l'ex difensore dell'Aquila Calcio dei tempi d'oro Alessandro Cagnale. La piazza dimostra di gradire molto il nome di Massimo Morgia per la panchina aquilana, ma con lui vanno risolte alcune questioni ancora aperte con il Siena e all'Aquila il tempo stringe e peraltro si è già in ritardo. Nel frattempo c'è una squadra da rifondare completamente. Sono arrivate anche le ultime rescissioni di Stivaletta e Ceccarelli. L'obiettivo è portare all'Aquila un portiere di livello e 2 giocatori forti per ogni ruolo, secondo il presidente Corrado Chiodi, che continua a sperare in una riammissione dell'Aquila in Lega Pro, viste le difficoltà economiche di molte squadre che non potranno fare l'iscrizione. Intanto il Supporters Trust dell'Aquila, l'associazione tifosi guidata da Marco Mancini, ha chiesto e ottenuto un confronto pubblico con la società del presidente Corrado Chiodi, che ci sarà domani pomeriggio. Ed è tutto per oggi, grazie per l'attenzione e buonanotte.